Le video notizie di distribuzione moderna. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Stefania Lorusso, direttrice editoriale di Edizioni DM, e oggi abbiamo organizzato questo webinar per approfondire il tema del packaging alimentare tra sostenibilità e innovazione. Approfitteremo della partecipazione di esperti del settore per tracciare un po' il quadro di com'è la situazione in Italia a livello, e ovviamente anche in Europa a livello normativo, a che punto siamo, quali sono soprattutto le prospettive che abbiamo davanti, visto che comunque la sostenibilità è uno degli asset più importanti per tutta la filiera. Cercheremo di rispondere ad alcune domande fondamentali, ovvero come deve essere oggi un imballaggio sostenibile, quali sono le materie prime che impattano minimamente sull'ambiente e soprattutto cercheremo di capire attraverso la loro esperienza quali sono le azioni che le aziende possono mettere concretamente in campo per promuovere questo circolo virtuoso che ormai è diventato una necessità fondamentale. A questo punto passerei a presentare gli speaker di oggi, a cui chiedo di raccontarci chi sono e di che cosa si occupano, e poi a mano entriamo nello specifico di quelle che sono poi le tematiche e soprattutto le problematiche. Partirei da Simona Fontana del Consorzio CONAI. Simona, mi senti? Ti sento, eccomi qua. Buongiorno Simona, buongiorno a tutti, piacere. Sono Simona Fontana, sono la responsabile del Centro Studi per l'Economia Circolare di CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Quindi ci occupiamo di riciclo e recupero dei materiali di cui sono fatti gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale e anche di guidare e indirizzare con strumenti concreti le imprese interessate a ridurre l'impatto ambientale del loro imballaggio. Quindi è un piacere Perfetto. Essere qui oggi, grazie. Grazie a te Simona. Claudio Dall'Agata. Buongiorno Claudio e benvenuto anche a te. Buongiorno, buongiorno Stefania, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Io sono Managing Director di Besta, che è il consorzio delle aziende che producono imballaggi in carta e cartone per la filiera ortofrutticola. Ci occupiamo di ricerca, di certificazione, di innovazione, di comunicazione, quindi trovare le modalità migliori per sviluppare un packaging per la filiera che sia in grado di valorizzare i prodotti e di tutti gli utilizzatori. Grazie dell'invito. Grazie Claudio. Aldo Garbusera. Buongiorno Aldo. Buongiorno Stefania, buongiorno. Benvenuto. Grazie mille. Io sono parte del gruppo marketing EMEA di Sildair, per cui sono diciamo una sorta di connessione tra quello che il mercato, almeno provo a essere la connessione tra quello che il mercato richiede, tentare di capirlo, trasformarlo in richieste precise per la nostra ricerca e sviluppo, indirizzando poi tutto quello che è il nostro sviluppo nell'ambito di food packaging. Io lavoro come il mio ruolo principale come responsabile EMEA per tre settori specifici, per cui il settore del dairy, del formaggio in maniera particolare, della salumeria e delle proteine alternative, tutto il meat free, che è un mercato comunque in grande espansione anche quello. Grazie. Perfetto. Dell'invito, Stefani. Grazie a te, Aldo. E ultimo, ma non ultimo, Roberto Zanichelli. Buongiorno, Roberto. Buongiorno a tutti. E benvenuto. Grazie a tutti. Sì, io sono responsabile marketing di ILIP, un'azienda che produce imballaggi termoformati in plastica e anche in altri materiali. Ma oggi sono in rappresentanza del gruppo Profood, che è un gruppo merceologico all'interno di Union Plast e Federazione Gomma Plastica, che raccoglie tutte le principali aziende che producono imballaggi in plastica, ma non solo. E sono in totale 14 aziende e rappresentano 4.500 dipendenti per un fatturato totale di 1,5 miliardi su 29 stabilimenti in Italia e nel resto d'Europa. E fin dalla sua fondazione nel 2018, quindi siamo una realtà abbastanza giovane, Profood ha dedicato sempre la propria mission, i propri obiettivi a quello della valorizzazione degli imballaggi per alimenti,
partendo dai concetti dell'economia circolare, quindi ecodesign, riciclo, ma soprattutto anche la riduzione e il contrasto allo spreco alimentare. Fatto, Roberto, parto da te, visto sì. che tu sei l'ultimo, incomincio da te. Ti faccio una domanda, insomma, che è una domanda molto aperta, però secondo me è importante per dare l'avvio alla discussione. Sì. Come deve essere oggi un imballaggio sostenibile, ma soprattutto quanto è importante che oggi un imballaggio sia sostenibile? Ma allora, intanto bisogna anche definire cosa si intende per sostenibilità, perché sostenibilità non può essere limitata al concetto di sostenibilità ambientale. Normalmente si definisce sostenibilità prendendo in considerazione tre dimensioni principali della sostenibilità, oltre a quella ambientale, che quindi riguarda soprattutto i nostri impatti nei confronti del pianeta e delle persone, per cui bisogna cercare di ridurre il più possibile gli impatti e portare a una rigenerazione anche dal punto di vista della sostenibilità, però bisogna considerare anche un'altra dimensione, che è quella dimensione economica, per cui la sostenibilità deve portare anche prosperità e creare sviluppo e generare valore. La terza dimensione che noi consideriamo è quella sociale, per cui riguarda più le persone, quindi portare benefici e equità anche all'interno della comunità in cui vengono svolte diversi tipi di azioni. Quindi dal nostro punto di vista, come ProFood, è fuorviante considerare la sostenibilità di un imballaggio soltanto dal punto di vista ambientale, anche perché bisogna poi anche capire, ci sono gli strumenti adatti, lo strumento principale sono gli studi di LCA, per esempio, no? Che vengono utilizzati per analizzare la sostenibilità di vari tipi di prodotti. Proprio considerando gli studi di LCA, bisogna anche capire quali parametri utilizzare per definire la sostenibilità di un prodotto, perché normalmente di tutte le categorie di impatto all'interno di uno studio di LCA, per esempio, viene considerato soltanto le emissioni di CO2, no? Che la cosa può essere, ripeto, fuorviante se si considera la sostenibilità ambientale di un imballaggio esclusa dal prodotto che deve contenere, per esempio. Per cui, dal nostro punto di vista, la sostenibilità di un imballaggio, oltre alle tre dimensioni che ho citato prima, deve tenere in considerazione anche, secondo una visione olistica, il rapporto fra imballaggio e il contenuto. Per cui il paradosso potrebbe essere che un imballaggio che di per sé ha un impatto veramente bassissimo dal punto di vista ambientale, per esempio, però deve contenere un prodotto che invece ha un impatto ambientale molto elevato. Se questo imballaggio non riesce a garantire una protezione adeguata, una shelf life adeguata, si genera poi spreco alimentare, di conseguenza lo spreco alimentare ha sicuramente un impatto molto più rilevante rispetto all'impatto ambientale del singolo imballaggio. E normalmente il rapporto fra impatto ambientale di un imballaggio e del prodotto confezionato è inversamente proporzionale, per cui maggiore l'impatto ambientale di un alimento, pensiamo alla carne, un prodotto lattiero-caseario, per esempio, che hanno degli impatti ambientali molto alti, e di conseguenza minore è l'impatto dell'imballaggio che lo deve contenere, deve proteggere, deve prolungare la shelf life fino ad arrivare alla tavola del consumatore. Quindi diversi studi hanno provato che mediamente l'impatto ambientale di un imballaggio incide per il 3% sull'impatto ambientale di tutto il prodotto seguendo il suo ciclo di vita, quindi dal campo fino alla tavola del consumatore. Quindi di per sé l'impatto ambientale di un imballaggio, indipendentemente dal tipo di materiale, perché poi ci può anche andare a approfondire la questione, però è veramente minimo nei confronti di tutto quello che viene contenuto nell'imballaggio, che ha un impatto ambientale sicuramente superiore. E per quanto riguarda lo spreco alimentare, poi semmai ne parleremo anche dopo, lo spreco alimentare non ha un impatto soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche un impatto etico non indifferente. Perfetto, grazie Roberto. Simona, vedo che annuisci, per cui a questo punto voglio sentire anche cosa ne pensi tu. Devi attivare il microfono, Simona. Scusatemi. Perfetto. Grazie Stefania. Roberto ha già messo sul tavolo, diciamo così, tutta una serie di aspetti e di temi davvero centrali quando andiamo a parlare di sostenibilità degli imballaggi nel comparto alimentare. Mi piace ricordare che oggi gli imballaggi del settore alimentare rappresentano circa il 70% degli imballaggi che vengono immessi al consumo a livello complessivo sul territorio nazionale. Chiaramente
Stiamo parlando non solo dell'imballaggio primario, perché questo è un altro aspetto fondamentale. Spesso e volentieri ci si concentra solo a ragionare su quello che è l'imballaggio che contiene il prodotto alimentare e che deve essere direttamente consumato dal consumatore. Ma è il sistema di imballaggio che è davvero quello su cui bisogna ragionare per definire un imballaggio, costruire e progettare un imballaggio che sia realmente sostenibile, dove il sistema di imballaggio deve considerare l'imballaggio primario, certo, l'imballaggio secondario, quindi quello che raggruppa più unità di vendita, ma anche e soprattutto l'imballaggio da trasporto, che poi è quello che consente gli spostamenti delle merci. Quello che mi preme sottolineare del discorso che ha anticipato Roberto è proprio il concetto che non c'è una ricetta predefinita, no? Quando si parla di sostenibilità ambientale, ma non solo, o di sostenibilità a 360 gradi dei nostri imballaggi, si tende a cercare la soluzione facile, no? A dire questi sono buoni, questi sono cattivi. Ecco, come i temi complessi, articolati, non c'è una soluzione che per definizione è quella giusta e un'altra che per definizione è sbagliata. Bisogna adottare un approccio che noi, come CONAI, definiamo approccio sartoriale, perché, come ricordava Roberto, è fondamentale il rapporto tra il prodotto, soprattutto in un settore come quello alimentare, dove stiamo portando una merce speciale, usiamo questo termine, che ha una valenza etica, sociale, davvero molto importante. Quindi è fondamentale questo rapporto tra il contenuto e il contenitore, che devono essere in sinergia, devono essere ben relazionati tra di loro. Ma soprattutto questa relazione deve essere considerata anche rispetto a quelle che sono le opzioni di consumo che avrò di quel bene che è contenuto, del bene alimentare. È un bene pronto al consumo? È un bene che dovrà andare in un frigorifero? È un bene che dovrà stare nel forno? Quindi sono tutte caratteristiche che devono essere considerate per progettare bene un imballaggio. Dovrò considerare qual è la shelf life che devo garantire al prodotto contenuto. Dovrò considerare i luoghi di consumo e i canali distributivi che sono stati utilizzati e che dovranno essere utilizzati per veicolare il prodotto. Questo è fondamentale, sembrano banalità, ma è quello che noi chiamiamo l'approccio sartoriale. Quindi per ogni prodotto, in funzione di qual è il canale distributivo, in funzione di qual è la shelf life che devo garantire, di chi è il consumatore, perché il consumatore potrebbe essere chiunque di noi, quindi il consumatore finale, ma può essere anche un trasformatore. Quindi a seconda di chi è il consumatore finale e di che cosa dovrà fare, qual è la relazione che avrà col prodotto, dovrò progettare il nostro imballaggio. Si parla tanto, noi come CONAI siamo molto orientati a quella che è la sostenibilità ambientale degli imballaggi, quindi si ricordava prima l'ecodesign, si ricordavano gli strumenti di LCA, oggi il tema caldo del momento è sicuramente lavorare affinché ci sia una circolarità delle materie di cui è fatto l'imballaggio, no? E quindi al centro delle leve che si possono utilizzare per rendere più sostenibile da questo punto di vista, quindi dal punto di vista ambientale e della circolarità, il nostro imballaggio, di fatto vengono a essere al centro dell'attenzione tematiche come quella degli imballaggi riutilizzabili, quella degli imballaggi realizzati con materiale riciclato e quella degli imballaggi che sono progettati fin dall'origine per poter essere riciclati, quindi per generare materie prime seconde che possono essere utilizzate per nuovi imballaggi o anche per andare in altre filiere di produzione. Quindi ci sono delle leve particolari che sono tutte interconnesse tra loro, a me piace ricordare come un cubo di Rubik in cui quando devo raggiungere le facce tutte uguali, chiaramente sposto un tassello e mi cambia un'altra faccia. Ecco, progettare bene un imballaggio vuol dire riuscire a mettere insieme tutti gli aspetti che devo considerare, quindi il rapporto col prodotto, le funzioni, e aggiungerci la valenza ambientale e delle scelte di sostenibilità ambientale che l'azienda pone al centro della sua attenzione. E dal nostro osservatorio abbiamo potuto notare come negli anni le aziende della distribuzione, ma non solo, quindi i produttori, i brand owner stessi, si siano fortemente orientati a scelte che vanno nella direzione di migliorare le prestazioni ambientali dell'imballaggio. Quindi c'è un processo in corso che ha avuto una forte accelerata negli ultimi anni. Bisogna solo stare attenti a non cadere in banalizzazioni, perché lo sottolineo ancora una volta, è un tema complesso, non esiste la ricetta, non c'è una ricetta che è uguale sempre e comunque. Ecco, questo era un po' il punto di vista che vi volevo portare. Perfetto, grazie Simona. Claudio.
Buongiorno a tutti di nuovo. Vale la stessa domanda? Certo, voglio sentirvi tutti, poi dopo sentiremo anche Aldo. Allora, cito chi ne sa più di me. Valerio Buchetti, associato del Politecnico di Milano, dice, dà una definizione di sostenibilità accademica e dice che la vera sostenibilità è non sprecare. Questo significa declinarlo in tutte le aree, anche in riferimento a quelle che ha detto Roberto, non sprecare a livello economico, a livello ambientale, a livello sociale, non sprecare. Ecco, se si interpreta questa definizione come il punto di partenza, allora io credo che, dato che qui stiamo parlando di imballaggi, bisogna capire a che punto è l'imballaggio dell'intera filiera alla quale partecipa e quanto pesa e quanto vale. Ha un ruolo importante. Ha un ruolo per certi aspetti fondamentali. Noi ci occupiamo di imballaggio, ognuno nella sua declinazione e nel suo specifico materiale, però il punto è capire come impatta l'imballaggio all'interno di questa filiera, posto che alcuni rarissimi casi il consumatore l'imballaggio non lo compra. Il consumatore compra il prodotto. E allora è vero quello che diceva Simona, che bisogna mettersi nella logica di chi sceglie il prodotto e dargli gli elementi e i valori e le funzioni maggiori che il consumatore può avere. Fatta questa premessa, in pratica, che cosa significa per un imballaggio non sprecare? Allora, prima di tutto significa non sprecare il prodotto. Ci sono due studi che quantificano l'imballaggio in termini di impatto ambientale all'interno della filiera. Uno è di Edgard Food di GRC, che dice che, fatto 100, l'impatto di un prodotto agroalimentare, l'impatto dell'imballaggio è stimato per il 5%. Il resto è utilizzo del suolo, utilizzo di altri fattori di trasformazione, la coltivazione, la distribuzione, fino allo spreco alimentare. Nel caso specifico, lo studio quantifica lo spreco alimentare più di 2 volte e mezzo l'impatto dell'imballaggio, a dimostrazione che allora l'imballaggio deve fare tutto quello che deve fare, e quindi proteggere, trasportare, conservare, rendere visibile appunto vendita, essere uno strumento di politica di marca, eccetera, 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 però in termini ambientali vale meno di 2 volte e mezzo quello che è lo spreco alimentare. Un altro studio della FAO, molto più recente, riportato da Nomisma, nel recente studio dell'Osservatorio Packaging, lo valuta ancora di più, cioè dice sostanzialmente che il gap tra spreco alimentare e packaging in termini di impatto è 7 volte, quantificando l'impatto del specifico dell'imballaggio pari a 2,5, quindi una forbice che contiene il dato che diceva Roberto in precedenza. Allora, di fatto, se la domanda è che cosa significa sostenibilità per un imballaggio, allora, mettendoci dal punto di vista degli occhi del consumatore, ecco, direi dare le funzioni affinché packaging e prodotto, che è l'elemento che il consumatore sceglie, abbiano la maggiore probabilità di rispondere alla motivazione di acquisto del consumatore stesso e fare in modo che o packaging o prodotto o packaging e prodotto vadano insieme nella spazzatura. Poi ci sono, chiaramente, questo non significa delegare o creare alibi. Questo non significa che il packaging, una volta che diciamo ha risolto quella funzione molto importante della riduzione dello spreco alimentare, esaurisce la sua funzione. Assolutamente no. Ci sono elementi sui quali può lavorare molto. A mio avviso, due sono i temi. Certamente avere sistemi di riciclo virtuosi, e siamo i più bravi in Europa. Secondo, utilizzare materie prime che sono al contempo virtuose. E la virtuosità in termini ambientali significa imballaggi riciclati, ma certamente anche imballaggi che derivano da risorse, per esempio, rinnovabili. È un grande tema, se parliamo di tutta l'industria forestiera che oggi produce cellulosa, oggi ha un doppio vantaggio: costruire, per esempio, certificati verdi a impatto positivo sull'ambiente e fare in modo che diciamo, la cellulosa si rinnovi costantemente e quindi che per l'ambiente ci sia un impatto positivo. Perfetto, poi sulle materie prime magari torniamo dopo, facciamo un focus, facciamo un altro giro di tavola. Grazie Claudio. Aldo. Allora,
Sì, aggiungere qualcosa a quello che è già stato detto non è facile, nel senso che i temi affrontati dalle persone che sono connesse con me in questo webinar sono fondamentalmente i temi che tutti i giorni affrontiamo, no? Per cui su una cosa sono estremamente d'accordo, che l'argomento è complesso, no? Non solo è complesso, se posso aggiungere una cosa a quello che hai detto, Simona. È complesso, è in evoluzione costante e nella maggior parte delle volte è contraddittoria questa evoluzione. Quindi, parlando di sistemi industriali, perché comunque il packaging è un sistema industriale, non è qualcosa che viene fatto così. Ci sono investimenti, ci sono linee industriali, che devono essere decise oggi e magari che hanno un impatto per i prossimi 5, 6, 10 anni, no? Quindi effettivamente è molto difficile. Io nel mio lavoro tutti i giorni, mi riallaccio a quello che ha detto Roberto prima, oltre ai tre aspetti della sostenibilità che lui ha citato, su cui concordiamo tutti, no? Ne aggiungo un altro. Io opero nel settore del food packaging, per cui i miei clienti sono industrie che producono volumi importanti di formaggi, di salumi o di carni o di queste cose. Ci metto un quarto pilastro su cui appoggiare la sostenibilità, che è la sostenibilità, io la definisco la sostenibilità operativa. Perché comunque quello che io vendo, quello che io offro come sistema, occupandomi di materiali ma anche di automazione, deve essere qualcosa di compatibile al fatto che se un'azienda è abituata a operare in reparto di confezionamento con un operatore e la linea che va a 100 pezzi al minuto, questa è l'asticella, ok? Sotto cui non si può, o si auspica che non si debba andare, per cui non c'è possibilità di aggiungere operatori perché non ce ne sono e costano, no? Non c'è la possibilità di aggiungere costi, perché il mondo attuale, retail, lo sappiamo tutti quello che sta succedendo con la contrazione dei volumi di vendita, la pressione sui costi è estremamente elevata. E specialmente considerando il mercato italiano, che fortunatamente è pieno di specialties, di prodotti di alta qualità, che vengono esportati per percentuali altissime in tutto il mondo, ok? Quindi diciamo, la sostenibilità operativa in combinazione con tutti gli altri aspetti della sostenibilità citati da Roberto è comunque un aspetto fondamentale che io devo considerare ogni volta che vado a parlare di un argomento, parlare di un prodotto nuovo, di un'applicazione nuova. Sì, va bene la sostenibilità, però la macchina non deve essere rallentata, non devo avere una percentuale di scarto superiore a quello che ho attualmente, la shelf life non può essere quella, la protezione meccanica, perché se mando un pezzo di parmigiano e viene esportato in Giappone, avere il packaging che si rompe non è una cosa molto, molto interessante. Noi abbiamo riassunto tutto questo tentando di avere una sintesi, no? Che possa aiutarci nel nostro lavoro, perché dobbiamo essere il più pragmatici possibili, no? Noi abbiamo introdotto, e questa è una parte veramente come un mantra di quello che faccio tutti i giorni, un concetto di best fit. Sono d'accordo con Simona quando dice non esiste il buono o il cattivo, non esiste la perfezione, no? Noi tentiamo di andare veramente a lavorare con i nostri clienti in modo da avere per la singola applicazione un packaging che veramente risponda il più possibile a questo best fit, no? Che il best fit è dato dalle condizioni operative, dalle difficoltà di conservazione del prodotto, dalle resistenze meccaniche del materiale, dall'automazione, dai costi, dalla destinazione, dall'end use, da mille cose. Ecco, questo è il concetto su cui noi stiamo lavorando. Tentando di dare un minimo di flessibilità anche e di comprensione a quello che sono gli input che arrivano dal mercato, che devono essere poi tradotti in investimenti. E gli investimenti, parliamo di milioni di dollari, il cui ritorno dell'investimento è nei 5-10 anni. Ecco, stiamo parlando di queste cose, no? Quindi una scelta strategica fatta 3 anni fa di avere una linea che lavora con quel materiale. Oggi potrebbe essere sbagliata, e quindi a livello industriale anche qui un concetto di flessibilità
anche sugli investimenti diventa fondamentale, perché se no non si riesce poi a seguire questa liquidità del mercato, no? Questa liquidità delle scelte dei retail, dell'Europa, dei governi, dei singoli stati, delle singole legislazioni che tutti i giorni dobbiamo considerare nel nostro lavoro. Grazie Aldo. Simona, vedo che stai fremendo, per cui immagino che tu voglia dire qualcosa o vuoi aggiungere qualcosa a quello che ha detto Volevo solo confermare Aldo. ulteriormente, no, che Aldo, con questo concetto di best fit, che gli ruberò sicuramente, mi piace molto, ha proprio reso quell'idea dell'approccio sartoriale che è fondamentale nel definire cos'è un buon packaging rispetto a quel prodotto, rispetto a quello stream, rispetto a quel mercato. Ma mi piace anche sottolineare un altro aspetto che è stato toccato sia da Roberto che da Aldo, ma Claudio poi lo fa da sempre, che è proprio quello della ricerca e sviluppo, cioè fare un buon packaging implica innovare, implica rifare attività di R&D vere e proprie, che sono strettamente correlate dal rapporto stretto che si viene a creare tra il cliente e il suo fornitore, perché questo è quello che rende un buon packaging davvero un buon packaging che dura nel tempo e non che ha bisogno di continue, diciamo, evoluzioni o riprogettazioni. Quindi nasce davvero da una relazione stretta di filiera. E soprattutto è un concetto di ricerca e sviluppo che quindi necessita di tempi, necessita di investimenti, necessita di visione di almeno medio periodo. E quello che noi abbiamo potuto vedere, è un piacere avere qui i rappresentanti delle aziende o del consorzio che ci sono, perché sono tutte persone che hanno partecipato ad esempio al nostro bando sull'ecodesign e hanno vinto, sono state premiate da CONAI come innovatori nel campo dell'ecoprogettazione dell'imballaggio, perché hanno identificato soluzioni customizzate per determinati clienti e che vanno proprio nella direzione di migliorare le prestazioni ambientali, perché questo è un altro concetto che mi piace sottolineare. Come non esiste la formula magica, non esiste neanche la stabilità della formula magica laddove si dovesse eventualmente trovare, perché come tutti i processi, è un processo di continuo miglioramento che si va a definire sull'imballaggio rispetto al suo prodotto, rispetto alle funzioni che deve svolgere per il prodotto e per lo stesso consumatore che cambia. Noi ci occupiamo di riciclo. Abbiamo potuto vedere nei 25 anni di attività come sia fortemente cambiata anche la filiera di riciclo dei diversi materiali. Quando siamo partiti ormai 26 anni fa, alcune tipologie di imballaggi non trovavano una soluzione a riciclo. Oggi sono molti di più gli stream di riciclo che è possibile generare dalla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio. Questo vuol dire che quando si pensa a un imballaggio sostenibile, 20 anni fa era una cosa, oggi è un'altra, perché il concetto stesso di riciclabilità evolve nel tempo e la riciclabilità è una delle leve fondamentali per poter garantire che il nostro imballaggio è sostenibile dal punto di vista ambientale, è una delle leve. Quella più attenzionata negli ultimi anni, ma è una delle leve fondamentali e anch'essa non è fissa nel tempo, cambia perché anche sulla filiera del riciclo si produce innovazione, si produce ricerca e che finalmente ci auguriamo possa essere messa a terra per garantire sempre nuovi stream di riciclo e quindi sempre nuove materie prime seconde che possono essere riutilizzate. Quindi nella logica del non sprechiamo e continuiamo a sprecare sempre di meno delle materie di cui sono fatti i nostri imballaggi. Ma Grazie Simona, volevo sicuramente, sentire, se posso scusando, aggiungere, vai vai. sì, scusami Stefani, no, se posso aggiungere una cosa a quello che ha detto Simone, penso che a prescindere poi dalle difficoltà di interpretazione di tutti quelli che sono gli input e trasformarli in output, no? È vero che il significato stesso di sostenibilità ha comunque dato negli ultimi 10-20 anni una spinta veramente molto forte all'innovazione di prodotto, all'innovazione tecnologica, all'innovazione sulle materie prime, all'innovazione su tutto quello che è il processo anche di trasformazione, andando veramente ad analizzare passo per passo i consumi energetici, la possibilità di riutilizzare sfridi di produzione, la possibilità, cioè una volta, magari non so, 30 anni fa, le aziende mandavano gli scarti in discarica, no? Adesso penso che questa cosa sia, cioè, a distanza di non tantissimi anni, penso che
sia veramente un controsenso, perché comunque anche lo scarto generato all'interno di un'azienda ormai è totalmente ritrasformato in qualcosa di riutilizzabile, e questo è solo esclusivamente dato, e logicamente dalla spinta che diceva Stefania prima, in questa direzione. Per cui da una parte è un'enorme spinta all'innovazione, è un'enorme spinta al miglioramento continuo e costante, dall'altra parte crea comunque dei grossi punti di domanda, perché poi operando in un contesto mondiale, va bene, ma focalizziamoci anche solo sull'Europa. L'Europa che è diventato da una parte per i prodotti food il domestic, cioè quello che 20 anni, 30 anni fa era la Lombardia o l'Italia, adesso è l'Europa, ok? Per cui il mercato europeo è il domestic per tutte le aziende italiane, ma anche non solo italiane, no? Ecco, in questo contesto di mercato domestic non c'è un'armonizzazione dal punto di vista degli input, e questo rende la difficoltà di fare output veramente, veramente estrema. Questo è, analizzandolo dal mio punto di vista, logicamente. Grazie Aldo, vorrei sentire anche Roberto e Claudio su questo aspetto. Partendo da Roberto, voglio sapere anche loro cosa ne pensano. No, ascoltando, sì, volevo riallacciarmi a quello che diceva prima Simone, dopo Aldo, perché uno dei mantra che abbiamo in ProFood è proprio quello che diceva Simone prima, anche noi riteniamo che non ci siano materiali buoni o cattivi, ci sono applicazioni giuste o sbagliate, comportamenti giusti e sbagliati, perché molto spesso tacciamo di non sostenibilità degli imballaggi perché li vediamo dispersi nell'ambiente, ma quello è un problema del comportamento del consumatore, non c'entra niente di per sé con il materiale o con l'imballaggio in sé, no? E poi anche quello che diceva Aldo riguardo alla sostenibilità operativa, no? In senso più largo ancora è quello che oggi, essendo l'imballaggio, l'industria dell'imballaggio, un'industria all'interno di un sistema industriale molto complesso, che quindi l'imballaggio è un piccolo anello di una catena di fornitura o del valore, chiamiamola come vogliamo, ma è determinante questo piccolo anello qua, perché consente, banalizzando anche, come diceva Aldo prima, di esportare le nostre eccellenze dell'agroalimentare in tutto il mondo. Senza l'imballaggio questo sarebbe veramente difficile, se non impossibile farlo, no? Però d'altra parte, sempre come diceva Aldo, le industrie che sono in questo settore negli ultimi anni hanno innovato tantissimo, e quello che serve all'industria è anche quello di avere un quadro di riferimento normativo e un'armonizzazione all'interno del mercato unico seria, concreta e stabile, perché gli investimenti che hanno un orizzonte temporale più o meno a lungo termine ne soffrirebbero parecchio. E quindi tutto questo bisogna tenerlo in considerazione. E poi, per quanto riguarda l'innovazione, come dicevo prima, nell'introduzione, ProFood ha fatto del tema della valorizzazione, della sostenibilità, ma anche dell'innovazione dei propri prodotti, dei processi produttivi dei prodotti, il proprio punto di riferimento. Tant'è che negli ultimi anni, ricollegandomi a quello che diceva Simona sul riciclo, che dove l'Italia, ovviamente, come sappiamo tutti, è un'eccellenza a livello europeo. L'Italia nel 2021, adesso i dati 2022 con AIE devono ancora uscire, quelli relativi al 2022, nel 2021 ha portato a riciclo, quindi ha riciclato effettivamente il 57% degli imballaggi in plastica. Quindi questo qua è un dato veramente importantissimo. E noi come associazione ProFood abbiamo anche iniziato delle collaborazioni già da qualche anno con Corepla, che è il consorzio all'interno di CONAIE, che si occupa del riciclo degli imballaggi, della raccolta del riciclo degli imballaggi in plastica, per portare avanti dei progetti di filiera molto importanti per arrivare, per esempio, al ciclo chiuso, da vassoio a vassoio, per quanto riguarda il PET riciclato, ma anche adesso per quanto riguarda il polistirolo espanso riciclato. E noi abbiamo iniziato, l'azienda di ProFood è da più di 10 anni che stanno utilizzando materia prima e seconda, soprattutto rPET, PET riciclato, per produrre gli imballaggi. Nel caso specifico dell'ortofrutta, per esempio, tutti gli imballaggi in PET
contengono mediamente il 70% di materiale riciclato e questo è certificato dall'EPD di settore che ha fatto Profood. Anche questo è una delle attività che è stata fatta da Profood ed è un unico a livello europeo perché è stata la prima EPD di settore per gli imballaggi termoformati in plastica. L'EPD è sostanzialmente una dichiarazione ambientale di prodotto dove abbiamo a seguito di uno studio di LCA poi certificato fatto proprio studi di LCA per tutte le tipologie di imballaggi in plastica delle aziende che compongono Profood e questo ha portato appunto a certificare un contenuto medio di riciclato sugli imballaggi in PET del 70%. Quindi tornando al discorso fatto inizialmente anche riguardo all'eco design, si tratta di imballaggi monomateriale dove negli anni abbiamo cercato di ridurre il più possibile l'impatto anche riducendo la grammatura dei nostri prodotti senza però compromettere le funzioni basilari che devono essere proprie di un imballaggio. E oltre a questo, come dicevo, anche il contenuto di riciclato che è come 70% medio è un risultato notevole e con le nuove collaborazioni che abbiamo instaurato con Corepla vogliamo proprio arrivare al ciclo chiuso da vassoio a vassoio, per cui il vassoio per alimenti, in questo caso solo in PET, dal momento che la normativa si sta evolvendo, per cui ad oggi il PET è il materiale più utilizzato come materia prima e seconda per fare imballaggi per alimenti, anche diretto contatto con alimenti, grazie anche in questo caso qua agli sviluppi e alle innovazioni che sono state fatte a livello di industria per la decontaminazione di tutto il PET da riciclo. E siamo arrivati appunto ad avere la possibilità di includere all'interno dei nostri vassoi dei vassoi che sono stati riciclati, quindi raggiungendo il ciclo chiuso. Questo ovviamente è possibile per l'imballaggio in plastica, in quanto oltre ad avere una normativa molto stringente e armonizzata a livello europeo, è l'unico tra i pochi materiali da imballaggio, materie prime e seconde, che possono essere utilizzate per fare dei nuovi imballaggi per alimenti a contatto diretto. Grazie Roberto. Claudio? Ma mentre ascoltavo chi mi ha preceduto, io mi interrogavo sul significato strategico della sostenibilità, perché se rispondiamo a questa domanda probabilmente diciamo ci mettiamo nella posizione migliore per dare un contributo, chiamiamolo così, di filiera, quindi per i clienti delle aziende piuttosto che per gli utilizzatori finali. Allora, è verissimo quello che dice Aldo sull'impatto, diciamo, in termini operativi. È verissimo che l'innovazione trova una sua applicazione se i benefici che crea vengono distribuiti lungo la filiera. Cioè non succede quasi mai, a parte qualche rarissimo caso, poi se abbiamo tempo ne possiamo anche parlare, in cui un'innovazione viene imposta da tutti e applicata in maniera, diciamo, lineare. Però io credo che la sostenibilità sia un percorso. Allora, certamente partiamo dall'inizio. Se parliamo di sostenibilità c'è un valore etico. C'è un valore etico che è il motivo per il quale oggi l'opinione pubblica ha una particolare attenzione su questi temi. Se l'opinione pubblica ha una particolare attenzione su questi temi, è accaduta, il legislatore ne prende atto e a cascata ha un impatto poi sulla filiera produttiva. È anche vero poi che la sostenibilità non ha solo un valore etico. Le aziende sanno perfettamente che la sostenibilità, oggi come oggi, quella vera, è uno strumento di differenziazione. Quella vera è uno strumento di differenziazione. Prendiamo il mercato delle auto. Da qualche anno si ricorda che non c'era l'euro, poi è arrivato l'euro 1, oggi siamo all'euro 6, ed è uno strumento di differenziazione. Rimaniamo nel mercato dell'auto, l'auto elettrica, non entriamo nel merito se è un bene o un male, non mi interessa. È uno strumento di differenziazione, anzi qualcuno ci ha creato un proprio mercato sovvertendo completamente quali sono le logiche di vendita, di commercializzazione, di distribuzione. Quindi la sostenibilità è uno strumento commerciale. Entrando nel mercato del food, io ricordo una bellissima comunicazione
di Colussi, in particolare attraverso il brand Misura, quindi il primo a lavorare sul bio, che dice: benvenuti sul pianeta benessere, vi stavamo aspettando. Cioè, noi siamo stati i primi a partire, oggi tutti parlano di benessere, oggi tutti parlano di fette integrali, oggi tutti parlano di prodotti salutisti, eccetera, eccetera. Quindi è nella consapevolezza di tutti coloro che stanno partecipando a questo seminario, che la sostenibilità è uno strumento di differenziazione e quindi di migliore competizione. Ecco, se è vero tutto questo, allora io credo che bisogna farlo al meglio, in alcuni casi anche avendo il coraggio di forzare i propri processi, se sono particolarmente impattanti. Quindi io sono parzialmente d'accordo con quello che diceva. Io credo che se ci vincoliamo ai processi, probabilmente non seguiremo le opportunità che nel mercato ci possiamo creare. Certamente dobbiamo farlo con intelligenza. Certamente dobbiamo farlo tenendo conto di quelli che sono gli impatti economici, però io credo che sia uno strumento per fornire al consumatore quelle che sono diverse alternative di consumo. Anche tutto quello che sta succedendo per quel che riguarda l'etichettatura, Conai è stata la bandiera di questa battaglia. Quindi l'etichettatura per il corretto smaltimento significa dare la possibilità di incontrare e di rispondere a un'esigenza dell'opinione pubblica, come fare meglio la raccolta differenziata. Credo che in termini di sostenibilità il nostro settore, ognuno di noi, si deve prendere più responsabilità di fare oltre quello che solitamente può fare. Allora, nel caso dell'imballaggio, credo certamente comunicare meglio come riciclarlo, dove metterlo, e comunicare meglio qual è il beneficio sul prodotto e essere il più, diciamo, lineare e coerente possibile con il prodotto che contiene. Perfetto, grazie Claudio. Roberto, su questo volevo sentire un attimo anche te. Sì, no, sono d'accordissimo ovviamente con quello che ha detto Claudio, perché ovviamente le tendenze sono quelle, quindi, ma le azioni stesse delle singole aziende in tutti i settori dimostrano che la sensibilizzazione verso la sostenibilità dei prodotti viene vista come proprio una responsabilità sociale da parte delle aziende, che permette, come diceva Claudio, anche alle aziende di differenziarsi, di fare dei punti di forza e di differenziazione rispetto alla concorrenza, no? E la nostra paura è che, paura, insomma, timore oppure una riflessione che va fatta a riguardo è che bisogna poi stare attenti a non sfociare in greenwashing, perché purtroppo vediamo che in giro c'è di tutto e quindi ben venga l'etichettatura ambientale dei prodotti, adesso anche le proposte normative contro il greenwashing proposte a livello europeo, perché purtroppo si legge di tutto e di più anche sulle confezioni dei prodotti che andiamo ad acquistare al supermercato e risultano molto fuorvianti, perché il consumatore, cioè, se io sono, diciamo così, all'interno del settore degli imballaggi, per cui conosco quello che vedo anche negli scaffali dei supermercati. Un consumatore medio che non è così informato, io penso che sia veramente in difficoltà a capire esattamente se è un imballaggio più o meno sostenibile. Poi, se ci mettiamo anche delle normative come quella, la cosiddetta SUP contro il single use packaging, no? Single use plastic packaging fatta recentemente, che impone la marcatura dei bicchieri, per cui i bicchieri in plastica bisogna scrivere che sono fatti in plastica, quelli in carta copiato con lo strato di polietilene bisogna scriverci sopra che contiene plastica, e i bicchieri in bioplastica, anche quelli, siccome la bioplastica è considerata plastica, bisogna scrivere che sono fatti in plastica. Quindi la giusta raccolta differenziata per un consumatore medio si fa veramente fatica a fare. Per cui problema del greenwashing sicuramente da parte delle aziende, problema anche del legislatore che molto spesso non aiuta il consumatore, il cittadino a fare delle scelte ragionate e logiche. E poi diciamo che per ultimo possiamo anche dire che appunto, ripeto, il consumatore ha sicuramente più difficoltà rispetto a noi che siamo nel settore a capire qual è la soluzione migliore. E ultimo, ma non ultimo, alcune scelte, tipo quelle che diceva prima Claudio, di differenziazione delle aziende
per, nei confronti della sostenibilità, quindi fare anche nuovi prodotti, l'esempio delle auto elettriche, cioè, il rischio potrebbe essere quello che, seguendo pedissequamente un concetto di sostenibilità, si arrivi ad avere delle soluzioni che non siano più così democratiche, tra virgolette, per cui diventano delle scelte obbligate ma elitarie, dove la maggior parte delle persone ovviamente non si può permettere. Il caso dell'auto elettrica è sicuramente un esempio, ma è l'esempio più eclatante, perché lo vediamo che applicando lo stesso concetto ad altri tipi di prodotti, ma anche gli imballaggi stessi, potremmo anche ricadere in questo rischio qua. Quindi, o anche nel cibo, per esempio, un'antidemocraticità di certe scelte che portano verso soluzioni un po' troppo elitarie, almeno questo dal mio punto di vista. Claudio, così? Ma io, mentre parlava Roberto, mi è venuto in mente che il greenwashing ci ha fatto più male che bene. Cioè, della serie, chi ha cominciato a comunicare e l'ha fatto in un terreno assolutamente vergine, di frontiera, con pochi strumenti, perché le metodologie di riconoscimento dell'LCA si sono conformate attorno al 2015, quando la comunità europea ha riconosciuto le PEFCR, no? Le regole di categoria di prodotto. Prima era assolutamente far west. Cioè, nel senso, ognuno applicava la sua metodologia in funzione di quello che era l'obiettivo, e guarda caso l'obiettivo era quello che ognuno di noi si aspettava. Quindi io credo che il greenwashing ci abbia fatto malissimo. Malissimo, perché siamo assolutamente in una situazione nella quale ognuno dice la sua, e quindi, poiché le regole della comunicazione dicono che bisogna dire poche cose in maniera chiara, qui parliamo tutti pianissimo con lingue diverse, dicendo cose apparentemente tra loro incongruenti, e quindi non comunichiamo bene. Io dico non comunichiamo bene come sistema packaging, perché qui viviamo un paradosso, io l'ho anche scritto, e siamo in un mondo nel quale, dimmi l'imballaggio che usi e io ti dico quanto sostenibile sei. Cioè, il paradosso è che non importa ciò che c'è dentro, ma importa quanto è sostenibile l'imballaggio, sostenibile secondo tutto quello che si è detto prima, quindi ambientalmente, socialmente ed economicamente, quando non è così. Lo abbiamo detto prima, il 95% della sostenibilità è fuori dall'imballaggio. Quindi l'approccio deve essere molto più, passatemi questo termine, serio. Dico questo perché, dal mio punto di vista, per sfuggire da quello che è una minaccia, cioè il greenwashing, parlare piano e dire cose apparentemente tra loro, diciamo, che cozzano, e noi abbiamo bisogno di serietà. Abbiamo bisogno di serietà e abbiamo bisogno di certezze. Chi è che ci può dare certezze? La scienza. Siamo in un momento nel quale il packaging, lo dicevamo prima, è lo standard della sostenibilità, o la cartina tornasole. Allora, se si parla di, oggi abbiamo una normativa, oggi abbiamo sistemi riconosciuti, oggi abbiamo tutto quello che ci serve, secondo un approccio, chiamatelo come vi pare, che sia tailor-made, sartoriale, best fit, non è importante, quello che serve, caso per caso, io credo che sarebbe molto più utile per il nostro settore, al servizio del settore del food, essere rigorosi dal punto di vista scientifico, individuando quali sono le soluzioni che di volta in volta ambientalmente impattano meno. Questo aiuterebbe a fare due cose: avere numeri onesti, trasparenti; secondo, avere le chiavi della comunicazione su due livelli: sul livello della comunicazione, quindi per parlare in maniera chiara al consumatore, dicendo volta per volta, caso per caso, quali sono le soluzioni migliori nel rispetto di ognuno. Secondo, avere numeri a supporto dell'indirizzo del legislatore, perché sennò rischiamo di essere travolti dall'onda se non abbiamo sufficientemente scogli per motivare le nostre posizioni. Poi tutto quello che sta succedendo sul PPWR, insomma, ne è la dimostrazione, no? Ci si concentra molto di più su un aspetto, e probabilmente il rischio di buttare via l'acqua e il bambino con l'acqua. Quindi demonizzare gli imballaggi senza rendersi conto che un'assenza di imballaggi generano di fatto problemi molto più grandi. Quindi io l'invito che faccio a noi stessi, e che magari faccio anche alla distribuzione moderna, è proprio quello, cioè di provare a ragionare in termini collettivi, per quel che riguarda un approccio scientifico
comune, diffuso, terzo, perché ricordo che se si riesce a costruire un approccio terzo, allora tutti gli attori della filiera inevitabilmente hanno una considerazione di questo approccio decisamente migliore, prima tra tutti la grande distribuzione. E l'invito allora è metterci sui numeri, ragionare, poi fra 6 mesi tornare qua, 6, 12 mesi, quelli che servono, tornare qua e dire abbiamo iniziato un percorso, credo che ne beneficeremo tutti. Assolutamente. Volevo sentire anche Aldo e Simona su questa cosa, perché il tempo sta per finire, ma volevo lasciare anche magari poi possibilità a chi ci sta seguendo di farvi delle domande. Simona. Allora, intanto riprendo alcuni concetti che sono stati ricordati da Claudio, ma sono emersi anche in precedenza, no? Abbiamo visto come in questo percorso, perché è un percorso per rendere sempre più sostenibile l'imballaggio, ci sia bisogno di metriche, perché alla fine devo misurare, no? Devo poter, abbiamo parlato dell'LCA, è stato ricordato da Profood, l'EPD, cioè gli strumenti ci sono. Bisogna identificare qual è quello che si vuole utilizzare, condividere, per seguire il discorso che faceva prima Claudio, quelle che possono essere delle assunzioni di fondo, perché tutti questi strumenti necessitano di avere delle assunzioni e quindi di trovare una quadra su quelle che sono le assunzioni di fondo allo studio, e poi lavorare per rendere fruibili queste metriche, per renderle interpretabili, perché dall'altra parte noi abbiamo un consumatore che è vero che è tanto confuso, ma anche perché, lo dicevamo prima, se noi andiamo allo scaffale di un supermercato siamo bombardati di informazioni che riguardano più l'imballaggio che il prodotto contenuto, spesso e volentieri, che è un'assurdità proprio rispetto a quello che si ricordava in precedenza di quanto meno impatta l'imballaggio rispetto al prodotto sul comparto alimentare. Dall'altra parte però, e abbiamo fatto con un lavoro ormai da parecchi anni con un osservatorio insieme all'Università Sant'Anna di Pisa, proprio per andare a misurare qual è la percezione del consumatore rispetto alle varie, anche ai vari claim che vengono utilizzati e rispetto alla predisposizione del consumatore verso le scelte di consumo guidate anche da indicazioni rispetto alla sostenibilità del prodotto e del contenitore. Bene, il consumatore sarà anche confuso, ma nel momento in cui ha chiara una, o comunque si è costruito una sua idea, poi è molto coerente con quell'idea e con quel suo percepito. Perché lo abbiamo visto, diversi studi, ma non solo il nostro, diversi studi lo ricordano, sociali proprio, di come il consumatore stesso sia disponibile addirittura, per tornare al discorso elitario di prima, a pagare qualcosa in più laddove dia la certezza però, che quella scelta di acquisto è migliorativa per l'ambiente. E c'è davvero un passaggio epocale, uso questo termine, perché fino a qualche anno fa questa predisposizione, che non è solo dichiarata, è anche verificata nei fatti, abbiamo fatto diversi esperimenti da questo punto di vista e questi esperimenti ci confermano questo aspetto. Il dire, ad esempio, che c'è del contenuto di riciclato all'interno dell'imballaggio, oggi, rispetto a 10 anni fa, ha un significato e un percepito da parte del consumatore medio che è completamente diverso. 10 anni fa molte aziende già usavano materiale riciclato negli imballaggi, ma non lo dichiaravano. Perché? Perché si pensava che l'utilizzo del materiale riciclato, tutti noi consumatori, siamo tutti noi, mediamente si pensava che fosse una cosa negativa, non andasse bene con dei prodotti alimentari in particolare, perché è considerato di secondo livello. Bene, oggi questa percezione è completamente ribaltata. Oggi il consumatore è disposto a premiare scelte che vanno in questa direzione. Quindi, per tornare al discorso che faceva prima Claudio, sarebbe molto importante riuscire a mettere un frame comune di quali sono gli aspetti che si vogliono andare a indagare e come si vuole valutare, perché è fondamentale scegliere la metrica che ci si vuole dare, perché io ho un percorso, visto che stiamo dicendo tutti che è un percorso, che è innovazione e che è mutevole nel tempo. Come faccio a capire se sto andando nella giusta direzione? Devo avere una metrica comune. Ci sono le PD, ci sono le category rules, ci sono delle regole a livello comunitario che ci si è dati proprio per andare in questa direzione. Quindi gli strumenti, ripeto, ci sono, vanno scelti e bisogna mettersi al tavolo a lavorare. Aldo.
Un sacco di roba. Ci vorrebbe un altro webinar, lo so, però io vengo volentieri l'invito di Claudio. Vi No, rinvito, valutiamo se tra 6 mesi o tra un anno, però assolutamente volentieri potrebbe essere davvero interessante fare una puntata successiva per vedere poi come sono le cose. mi auguro solo che questa metrica auspicata da Simone, che in effetti c'è, no? Perché anche Silder adesso, partiamo adesso con APD fatto non solo per la parte non food, per la parte construction, così dove è un must, per cui se no non puoi partecipare a gare d'appalto, queste di queste cose, ma partiamo anche con i materiali food a partire da fine dell'anno, inizio 2024, quindi è un processo che è potenzialmente inarrestabile, nel senso che è solo un problema di costi, un problema organizzativo, è un problema che ogni sito deve essere certificato e quando come Silder hai X punti di produzione in tutta Europa, devi avere una cosa strategica, un approccio strategico a questo. Ripeto, la mia paura, cioè io ho solo una paura, questo, che noi ci facciamo all'interno della nostra azienda molti discorsi sull'approccio strategico di come utilizzare l'EPD per dare questa comunicature science data based, no? Come dicono quelli bravi, no? E, ripeto, io sono solo terrorizzato che poi il tutto si tramuti nel semaforo sul packaging e io sono terrorizzato da queste cose perché aborro, come diceva Mughini, il semaforo, perché è una semplificazione così brutale che proprio tagliata, come dicono, io sono Brianzolo, come si dice in Brianza, tagliata giù di grosso, ma proprio veramente banale, brutta, non mi piace, a me non è mai piaciuta, ma parlo, ripeto, a titolo personale. Ci sono gli strumenti, sì, ci sono gli strumenti, l'EPD è uno di quelli, inserito all'interno di una supply chain completa, tutta, che utilizza poi lo stesso tipo di approccio. È uno strumento molto potente. Noi lo stiamo utilizzando finora internamente per migliorare i nostri processi, no? Perché se tu sai esattamente quanta energia elettrica, quanta acqua, quanto questo, quanto l'altro consumi per fare un chilo di questo, è la prima sostenibilità, quella che facciamo è al nostro interno, che poi genera comunque dei saving, dei miglioramenti. È un ciclo virtuoso che deve essere implementato. Rimane secondo me un punto su cui magari Stefania ci farai altri 5 webinar, che è una cosa che io come ripeto, come trade union tra il mercato e l'R&D, devo sempre valutare, che ci ho fatto pure un evento in Silder, parlare di percezione, no? E la percezione è una brutta bestia, però va considerata, perché la percezione non è science data-based, non è, ed è data spesso e volentieri da quello che è stato definito prima, ha descritto prima Claudio, benvenuti sul pianeta benessere, no? Ecco, questo approccio che sul pianeta benessere può essere ampio, variegato, cioè senza, molto largo come concetto. E cavoli, qui non lo puoi fare, per cui finora è stato fatto, sì, come abbiamo detto, ha generato una comunicazione basata sul greenwashing nella gran parte dei casi, ok? Ma che in futuro deve essere comunque cambiata, perché una volta che uno vede il greenwashing, io ho fatto un mini corso con la mia collega che si occupa di sostenibilità all'interno della nostra azienda. E quando cominci a vedere il greenwashing, cavoli, lo vedi dappertutto. Quindi, che poi i consumatori siano educati a questo è difficile da dire, perché io ho il mio panel test interno qua, vedo mia moglie che quando apre un qualcosa e poi mi chiede dove lo butto questo, ok? Ecco, dove lo butto questo è un riassunto del come è stato comunicato che questo materiale è potenzialmente riciclabile, è dove lo butto questo, è il dubbio atroce che uno ha davanti a queste cose. L'argomento è complesso, come diceva Simone, mettere in pista un sistema di misurazione è la prima parte della cosa, secondo me, la prima parte del processo, del percorso. L'EPD potrebbe essere una cosa che risolve, sì, assolutamente, perché è basato su norme ISO,
ti dice esattamente da dove parti, da dove arrivi, cosa c'è e che cosa non c'è, ok? E la grande discussione anche al nostro interno è come sfruttarlo dal punto di vista marketing, come sfruttarlo dal punto di vista comunicazione e come, sono sposo totalmente quello che ha detto Claudio, farlo veramente diventare un fattore di distintività, di competitività, di marketing, di comunicazione, ma non generico, ma veramente basato su qualcosa che è misurabile e tangibile. Questa è la cosa per cui Stefania, ti lanciamo la palla tutti, perché te l'ha lanciata prima Claudio, la rilancio anch'io, ecco, Lo accolgo volentieri. Volevo per il sentire ancora futuro un'ora per te, Claudio, però avete argomenti. nel frattempo chiedo a chi ci sta seguendo, visto che siamo ormai prossimi a, insomma, alla chiusura, abbiamo già sparato di qualche minuto, se avete delle domande di scrivere nella sezione Q&A, e poi volevo sentire Roberto e Claudio a questo punto su quello che ha detto Sì, giusto. No, non per, come posso dire, per essere pessimisti, però Aldo. l'EPD che noi abbiamo fatto come Profood e poi è stato replicato anche all'interno delle singole aziende, quindi abbiamo fatto un EPD di settore che racchiude tutti i prodotti fatti dalle aziende Profood e poi all'interno di ogni singola azienda l'abbiamo fatto per ogni singola azienda in base agli interessi delle aziende, quali tipi di prodotti erano papabili per fare un EPD di prodotto, no? E purtroppo uno sforzo immane, e i riscontri che abbiamo avuto sia dal mercato come singole aziende che anche come associazione di categoria, come gruppo merceologico, non sono stati così positivi, per cui si parla tanto di sostenibilità, ma poi probabilmente è anche un problema di sapere comunicare queste cose, ma dall'altra parte non abbiamo trovato interlocutori che fossero così interessati ad avere queste informazioni, che invece sono informazioni basilari, insomma. Quindi Roberto, scusa se ti interrompo, è un discorso a medio-lungo termine, secondo me, perché io pochi giorni fa ero a colloquio con una grande azienda di distribuzione inglese che ha già fatto dei claim che nel 2040 vogliono essere net zero, carbon emission, queste cose. E a loro un perfetto. discorso EPD interessa molto, perché No, comunque certo. ci deve essere non una comunicazione basata su penso di, ma deve essere qualcosa di tangibile, misurabile e certificabile. Questo è. Probabilmente adesso sono d'accordo con te, ma io sono sicuro che avete fatto benissimo a prendere quella strada e ad utilizzare perché so le risorse che servono a dedicare risorse a questo tipo di argomento. Sì, Scusate scusate, l'interruzione. Roberto, No, ti hai interrompo un fatto. attimo perché vedo che Claudio credo che voglia dire qualcosa proprio relativamente. Ti Sì, vedo. volevo finire Velocissimo. anch'io il Vai discorso, Roberto, aspetta, ma vai. molto brevemente. Quindi, da una parte abbiamo gli EPD, l'accettazione da parte dei nostri interlocutori, stakeholder di mercato. Come diceva Aldo adesso, questa catena di distribuzione ha degli obiettivi al 2040. Noi stiamo parlando di sostenibilità degli imballaggi oggi. E Claudio propone di incontrarci fra 6 mesi per approfondire il tema, per portare nuovi. Speriamo di essere qua tutti insieme a continuare a parlare di imballaggi, perché al di fuori noi abbiamo in questa fase qua abbiamo a che fare sullo sfondo un quadro normativo che prima si parlava del PPWR, che non ci tranquillizza proprio per niente, nel senso che potrebbe essere che fra 6 mesi non possiamo più utilizzare gli imballaggi in plastica per ortofrutta, al di sotto di confezioni da 1,5 kg. Quindi la situazione è questa, quindi va benissimo parlare di sostenibilità degli imballaggi, dall'altra parte corriamo dei rischi veramente grandi e non supportati da dati oggettivi, perché noi stiamo parlando di dati, necessità di avere dei dati, eccetera, che propongono di mettere al bando intere categorie di prodotti, ho citato non per caso gli imballaggi per ortofrutta e anche tutti gli imballaggi per il food service, l'Horeca, quindi quello che rimane dopo la soup di bicchieri, di contenitori per le insalate pronte, tutte queste categorie di prodotti. Quindi io spero veramente, Claudio, di poter parlare fra 6 mesi di come approcciare e affrontare il prossimo futuro. Ci lavoriamo, Claudio, che poi sono arrivate un paio di domande nel frattempo che vi sottopongo. Allora, velocissimo dico due cose. La prima, il
Il PPWR è chiaramente una cornice che ci condiziona il futuro, il modo che possiamo, secondo me, proteggere il nostro futuro e, diciamo, smarcarci da qualsiasi logica di greenwashing e dire questi sono i veri numeri, caro legislatore, se vuoi fare politiche con un senso, anche dal punto di vista ambientale, considera questi numeri. Quindi, a maggior ragione, secondo me, un approccio collettivo credo che sia fondamentale, anche se è vero che il burrone, il rischio del burrone è a lunedì prossimo perché c'è un'altra votazione. Però volevo dire una cosa veramente velocissima in merito a quello che diceva Aldo, l'approccio marketing. A me è capitato recentemente, ma poi succede quotidianamente, di andare al supermercato con la mia compagna e vedere come sceglie i fiocchi di latte. Li sceglie in funzione dell'apporto chilocalorico. Ci guarda molto bene, è scritto molto piccolo, ma lei ci guarda molto bene. E se io sbaglio, vengo ripreso dicendo tu a fare la spesa non ci vai più perché non sai scegliere bene. Allora, io credo che la frontiera per noi debba essere questa, cioè riuscire a dare strumenti che possono essere alla base della scelta. Quando il percorso è durissimo, è in salita e probabilmente non è ancora pronta la grande distribuzione, però vi faccio un esempio. Noi siamo in conclusione con l'attività per raggiungimento come settore del marchio Made Green in Italy, e ci siamo resi conto che non potevamo fare da solo. Cioè, nel senso, non ha senso fare l'imballaggio per ortofrutta made green in Italy e basta, perché il consumatore non compra l'imballaggio per ortofrutta. Siamo stati promotori presso CSO, quindi Centro Servizi Ortofrutticoli, la più grande associazione di rappresentanza ortofrutticola, a fare in modo che anche loro avessero accesso e iniziassero questo percorso, in modo tale che la pera dell'Emilia-Romagna, piuttosto che il kiwi che è al supermercato, possa essere marchiato made green in Italy. Dobbiamo essere promotori se crediamo in quello che facciamo, non possiamo essere soli, ma io credo che chi inizia per primo può avere maggiori probabilità di arrivare, quindi difendere nel brevissimo periodo almeno un piccolo vantaggio competitivo in ottica marketing. Allora. Perfetto, grazie Claudio. Questa domanda la faccio a Simona perché è un po' riferito a quello che avevo detto all'inizio. Chiedono buongiorno per chiunque, però io lo chiedo a te perché secondo me si riallaccia molto a quello che avevi detto. A proposito del rapporto tra contenitore e contenuto, non credete che il caso olio di palma la dica lunga sulla possibilità di produrre dati contro favole? Parliamo giustamente di greenwashing, ma le mode della comunicazione hanno un potere. Vero, è un po' il tema del percepito a cui si è fatto accenno anche prima, no? È verissimo, cioè non ce n'è. Però è anche vero che è sbagliato dire che siccome quella volta non ha funzionato, allora è come darsi una scusa, no? Nel non fare un'azione trasparenza, mettiamola così. Quindi io credo sempre, voi per definizione, per il lavoro che faccio, credo sempre nel potere dei dati e delle informazioni, che sono il primo fattore che si può contrapporre alla percezione. Poi bisogna veicolarli nel giusto modo, bisogna arrivare. Lì, che cosa, il caso olio di palma è un caso emblematico. Che cosa è successo? È successo che si era arrivati forse a una situazione non più incontrovertibile, cioè bisogna evitare di arrivare a quel punto. Cioè, noi oggi siamo in una situazione in cui, complice il fatto che ci sono tante dichiarazioni, complice il fatto la normativa che continua a cambiare, ci sono delle incertezze importanti. Dobbiamo evitare che l'imballaggio e la sostenibilità ambientale dell'imballaggio faccia la stessa fine dell'olio di palma, che ha voluto dire, boh, chiudiamo dei settori, basta, questa cosa non è più buona, è cattivo. È quello che dicevo all'inizio, non ci sono soluzioni buone e cattive. Se vogliamo mantenere questa possibilità di scelta, dobbiamo dimostrarlo. Io in questo credo fortemente, proprio come modalità di approccio all'argomento e al tema. Perfetto, grazie Simona. Vi faccio l'ultima domanda, ditemi voi chi deve rispondere perché poi dobbiamo assolutamente chiudere. Quanto è grave se gli imballi in bioplastica vengono buttati nel riciclo della plastica anziché nell'umido o nel secco? Questo ditemi voi chi vuole rispondere perché non Guarda, se saprei. vuole rispondo sempre io, come appunto noi che abbiamo i consorzi che si occupano del riciclo sia delle plastiche tradizionali che delle plastiche che Ok, verranno vai, vai. compostabili. Allora, parlavamo di evitare gli sprechi, quello non è un'azione di sostenibilità. Nel senso che chiaramente nel momento in cui io ho progettato e investito nella progettazione di un imballaggio realizzato con una materia prima particolare, destinato a essere riciclato nella filiera dei rifiuti organici, perché va a compostaggio, e io lo conferisco nella raccolta della plastica tradizionale, che di sicuro va da un'altra parte, sto sprecando la materia di cui è fatto quell'imballaggio.
È grave o non è grave? Allora, quel materiale, se verrà erroneamente conferito nella raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, andrà a confluire in quello che è lo scarto sostanzialmente delle attività di riciclo e che quindi troverà valorizzazione sotto forma tipicamente di recupero energetico dall'imballaggio. Ma sottolineo, non ci deve finire perché è stato progettato per andare da un'altra parte, per essere riciclato in un altro modo. Quindi, erroneamente, ma questo vale per tutti i materiali. Se anche metto la carta nella plastica o la plastica nel vetro, sto sbagliando e sto sprecando il materiale di cui è fatto l'imballaggio perché non gli consento di arrivare nel giusto canale di riciclo. La raccolta differenziata è il primo cancello per arrivare al riciclo. Quindi è un passaggio delicato, importante, a cui tutti noi siamo chiamati. Grazie Simona. Roberto, una battuta velocissima perché Sì, poi dobbiamo assolutamente chiudere. questo, la domanda dimostra quello che dicevo prima, no? Che anche a volte il legislatore, in questo caso quello europeo, per quanto riguarda la SUP, ha fatto più danno che utile. Per cui marcare i bicchieri fatto in plastica, marcare i bicchieri in bioplastica con la scritta fatto in plastica ha creato tantissima confusione. E poi ne colgo anche l'occasione per dire che anche l'Italia, anche in questo caso qua, l'Italia è all'avanguardia perché ha una filiera dedicata al recupero, in questo caso è riciclo organico, non è riciclo meccanico, riciclo chimico, ma è riciclo organico di tutti gli imballaggi compostabili. Chiedono un'ultima cosa, cosa pensate del ricorso alla comunicazione, alla scelta dei monomateriali in plastica, dal momento che non esiste una filiera del riciclo che sia diffusa e organizzata? Chi vuole rispondere? Non so Roberto se vuoi rispondere tu, Claudio, ditemi voi. È una domanda aperta, per cui non c'è un intervento. Quindi ricorso alla comunicazione, alla scelta di monomateriali in plastica, dal momento che non esiste una filiera del riciclo che sia diffusa e organizzata, che cosa ne pensate? Ma io, Ah, vai, vai, scusami. della plastica so molto poco. Allora Se rispondo no, io se dico, rispondere aspetto, Roberto o Simona, anche scusa, Aldo. è arrivata un'altra domanda ancora, Dunque, quindi. aspetto, però dico è logico solo una che. cosa: il valore della Sì. comunicazione, torniamo sempre lì. Torniamo sempre lì. Il valore della comunicazione, dobbiamo comunicare bene perché l'opinione pubblica è molto sensibile su questa. Quindi, sono i numeri dal quale si parte e la chiarezza delle informazioni che si danno. Su questo è l'ennesima dimostrazione. Provo a Vai, Aldo, vai. dare una mia opinione su questo punto. Sì. Prima una battuta per chiudere il discorso sulle bioplastiche. Per favorire quello che Simona diceva, sarebbe interessante una proposta stupida, logicamente, una battuta, ma secondo me, che di cambiare la dimensione dei bidoncini dell'umido, ok? Perché attualmente sono molto piccoli e se io ci metto due vassoietti di ortofrutta in bioplastica, cioè non c'è spazio, la gente probabilmente non capisce che ha bisogno di avere più spazio, cioè il mio bidoncino della plastica è grosso perché tra bottiglie, questo e quell'altro, se io devo mettere la bioplastica dentro nel contenitore dell'umido, no? È un controsenso dal punto di vista comunicativo, è stride per il consumatore finale perché in mezza giornata l'ha già riempito. Comunque questa era una battuta, ma secondo me bisogna ragionare proprio anche su queste cose che impattano sul quotidiano dei consumatori. Sul discorso del mono, io parlo per quello che riguarda le nostre applicazioni. Io mi occupo di imballaggio primario su un fresco deperibile, giusto? Quindi il mono è... Innanzitutto sembra essere il santo graal adesso che tutti richiedono il mono come la cosa che fondamentalmente sia, diciamo, è l'elemento che va a risolvere tutti i problemi del mondo, no? Ritorno alla sostenibilità operativa, no? Con il mono, è difficile avere tutte le performance dal punto di vista operativo, protezione meccanica, shelf life, insomma, tutto quello che consentono poi all'imballaggio di svolgere diciamo, il ruolo primario, che è quello di proteggere e di portare a casa del consumatore un prodotto che sia sano, organoletticamente non diverso da quello che è stato pensato, no? E questo è l'ambito in cui ci muoviamo. Probabilmente il mono in applicazioni meno specialistiche è più facile, ok? È vero anche che comunque sono d'accordo con quello, se la domanda è legata alle catene di riciclaggio,
Stiamo parlando ancora di anno zero, no? Fondamentalmente di strutture per la raccolta, la separazione e la gestione, il riciclo di materie plastiche flessibili, per cui sto parlando di film flessibili, siamo veramente ancora insomma, in una fase ancora di inizio, cioè il mondo si sta sviluppando molto velocemente, gli investimenti in questo settore ci sono, no? Però fondamentalmente è difficile. Noi come azienda stiamo tentando di andare verso strutture che sono sempre più mono, appunto per rendere poi tutto quello che c'è a valle a livello di raccolta e di riciclaggio più facile, più industrialmente possibile, a costi più accettabili. Però è anche questo un percorso molto lungo, è un percorso che probabilmente porterà dei frutti nei prossimi anni. Abbiamo già molti materiali che possono essere considerati mono, no? Vale a dire con presenze di altri polimeri sotto una certa percentuale, per cui possono essere considerati, non so, mono PE o mono PP o queste cose qua, no? Ci si sta lavorando. Dal punto di vista marketing, non abbiamo ancora molto a livello di comunicazione, ok? Perché stiamo molto lavorando a livello di ricerca e sviluppo per arrivare ad avere una range di prodotti che sia compatibile con questo, insomma. Scusami, ti interrompo perché è arrivata proprio una domanda a proposito, citavi i polimeri. Mi chiedono, mi risulta che tanti imballi in plastica con allestimenti composti, quindi non omopolimeri, vadano comunque conferiti nella plastica, anche se siamo praticamente certi che le centrali di smaltimento non sono e non saranno a breve in grado di recuperarli. Confermate? Ha senso tutto ciò? Tania, posso Lascio rispondere io? Mi rispondere collego Simona anche qua. alla precedente. Allora, Sì, anche la intanto precedente, sì. fake news, cioè Sì, sfatiamo i esatto. miti. Gli imballaggi in plastica conferiti nella raccolta differenziata ci consentono di raggiungere dei risultati di riciclo che ci mettono primi in Europa. Questo lo diciamo e lo sottoscriviamo a caratteri cubitali. La filiera del recupero degli imballaggi in plastica in Italia è una filiera virtuosa. Non è un fanalino di coda dell'Europa, non è una filiera che oggi non garantisce il recupero dei materiali di cui sono fatti quegli imballaggi. È l'esatto contrario. Arrivano da tutta Europa a vedere e a studiare, passatemi questo termine, i sistemi di selezione e di riciclo degli imballaggi in plastica in Italia. Quindi sfatiamo questo mito perché mi sento di dire, se no prende una brutta piega a proposito di percezioni. Ecco, Va bene, ottimo. smentire. I dati li trovate, se avete voglia di guardare e di capire meglio, nella relazione di CONAI c'è una relazione generale consuntiva che traccia proprio l'andamento del riciclo degli imballaggi di tutti i materiali e anche degli imballaggi in plastica. A breve presenteremo il nostro ultimo report di sostenibilità sui dati 2022, in cui ci sono tutte le indicazioni anche di questo tipo. Quindi, insomma, le informazioni basta cercarle e si trovano, non sono fake news queste. L'altra cosa che mi preme sottolineare, importantissima, è vero, c'è una tendenza al monomateriale. Il monomateriale è più facile da riciclare rispetto a un imballaggio che è fatto da più componenti, ma è nella normale, insomma, quasi, è la fisica che ce lo insegna, non è una questione legata al riciclo specifico, ok? Quindi questo è fondamentale. Ci sono però, grazie proprio all'evoluzione del settore del riciclo e del recupero, delle soluzioni realizzate anche con più polimeri, che sono assolutamente oggi all'ordine del giorno delle filiere di stream di riciclo esistenti su scala industriale in Italia. Si tratta di capire qual è la giusta combinazione tra polimeri, perché alcuni polimeri sono compatibili tra loro nei processi di riciclo, altri oggi ancora non lo sono, ma si sta lavorando affinché lo possano diventare in futuro. Quindi torno a dire quello che dicevo all'inizio, la filiera del riciclo è anch'essa una filiera in continua evoluzione. Noi abbiamo sviluppato, noi come sistema CONAI, grazie al supporto di Coretla, il lavoro che facciamo quotidianamente con gli impianti che operano sulla filiera del riciclo, siamo in grado di selezionare 18 stream diversi di flussi di prodotti che vanno a riciclo. Siamo gli unici in Europa. Perché Scusa, abbiamo Simone, nel iniziato. frattempo è arrivata un'altra domanda per te, abbiamo scatenato l'inferno delle domande. Chiedono, è vero che non tutti gli impianti di compostaggio possono gestire gli imballi in bioplastica? Allora, attenzione, anche qui bisogna sempre stare attenti. Stiamo parlare di imballaggi in bioplastica vuol dire tutto, vuol dire niente. Dobbiamo abituarci a parlare di imballaggi in bioplastica che siano certificati come compostabili. Gli
gli imballaggi biodegradabili e compostabili, ai sensi della certificazione, certificati come tale, possono essere gestiti dagli impianti di riciclo organico. Sono nati per essere gestiti negli impianti di riciclo organico, quindi impianti di compostaggio. Certamente ci sono situazioni in cui, purtroppo, ci sono al consumo imballaggi dichiarati biodegradabili ma non compostabili. Quindi bisogna stare sempre attenti, perché come si diceva una volta, il diavolo sta nelle virgole, no? Insomma, si nasconde lì dentro. Quindi operazione serietà, operazione trasparenza dalle imprese, perché se poi ci ritroviamo il boomerang della percezione sbagliata da parte dei consumatori, è anche perché ci sono situazioni davvero complicate per un consumatore medio da comprendere. L'ordinario però non è quello, l'ordinario sono imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili certificati che possono essere gestiti tranquillamente, anzi devono essere gestiti nella raccolta dei rifiuti organici per essere destinati a compostaggio. Grazie Simona. Roberto, visto che ti sei molto categorica, ma ci tengo a spaccare questi minuti. Perché poi dobbiamo veramente chiudere, perché abbiamo sperato quasi di mezz'ora. Però è arrivata l'ultima domanda, mi spiace lasciarla. Credo che tu sia la persona, insomma, più adatta. Allora, sì, secondo voi si arriverà ad una certificazione comunitaria che permetterà non solo per la carta la possibilità di poter utilizzare materia riciclata per la plastica a contatto con gli alimenti? Siamo i più bravi nel riciclo, ma non nel riutilizzo. Sicuramente dobbiamo migliorare la nostra comunicazione, perché è vero l'esatto contrario, poi Claudio lo può anche confermare, insomma, ad oggi la plastica riciclata può venire utilizzata a contatto diretto con alimenti, cioè il PET riciclato, per esempio, che si utilizza per gli imballaggi per frutta e verdura, di cui parlavo prima, le aziende Profood hanno certificato un contenuto medio del 70%, può addirittura andare a contatto diretto con alimenti grazie a nuovi sistemi di decontaminazione e all'evoluzione che c'è stata nell'industria di recupero e riciclo delle materie plastiche. E oggi gli imballaggi in plastica a contatto con alimenti hanno una normativa armonizzata a livello europeo, quindi è valida su tutto il territorio comunitario, è una normativa molto restrittiva già di suo. In più hanno fatto nuove normative, l'ultima proprio per quanto riguarda le plastiche da riciclo a contatto con gli alimenti, che impongono dei limiti e delle restrizioni ancora più stringenti, ma ovviamente noi siamo già in regola con queste normative qua. Per cui in questo caso qua le normative europee stanno seguendo l'evoluzione che l'industria nel frattempo ha fatto proprio per quanto riguarda gli imballaggi per alimenti. Per altri tipi di materiali non è vera la stessa cosa, per cui materiali riciclati di diverso tipo potrebbero non possono andare a contatto diretto con alimenti. Perfetto, allora se Aldo e Claudio non hanno altro da aggiungere, direi io vi saluto, vi ringrazio tantissimo, siamo andati oltre i tempi, però visto lo scatenarsi delle domande mi sa che lo dobbiamo proprio ripetere questo webinar, perché credo che insomma ci sia ancora tanto da dire. Io ringrazio quindi Simona Fontana, Roberto Zanichelli, Aldo Galbusere, naturalmente Silder che è stata sponsor dell'evento, Claudio Dall'Agata, ringrazio tutti voi che siete rimasti collegati comunque per tutto il tempo e vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buona grazie giornata. A tutti. Arrivederci. Buona giornata. Grazie.